Ciao, siamo Giuseppe Rigo e Davide Parlato per Revolart.it e siamo oggi, che è il 19 luglio, che 19 luglio è il Barolo per i Collisioni Festival dal titolo Harvest quest'anno, un festival multiculturale nel quale da oggi a domani si alterneranno un sacco di nomi della musica, della cultura, della letteratura, dell'arte in genere. Spero avremo modo di intervistarli e stiamo bevendo una fantastica granita al Barolo. Per cominciare al meglio la giornata. Perché con la granita al Barolo la giornata inizia meglio. Abbiamo prettamente di arte. E pensando al connubio arte e politica, soprattutto rideclinata nella chiave contemporanea e moderna italiana, mi viene in mente solamente un'arte fortemente retorica, basata sulla ricerca di consenso e quasi mai virtuosa e a fine meramente artistico. È possibile oggi nella contemporaneità in Italia un connubio fra politica e arte che non sfoci nella mera propaganda? Tema molto controverso, molto indagato, molto controverso, che ha occupato fasi diverse della storia, in particolare europea e comunista. Consiglio la lettura di un libro appena uscito, di Lettere di Palmiro Togliatti, in cui ce ne sono alcune, a Muscetta, a Vittorini, a Mafai, da cui si vede questo rapporto, diciamo, conflittuale tra la politica, grande politica, quella del Partito Comunista, e una grande arte come quella dell'immediato dopoguerra. Che è un rapporto mai pacificato, perché da un lato la propensione della politica a chiedere all'arte di fare il pifferaio della rivoluzione e dall'altra propensioni nell'arte al disimpegno. Sartre coniò quella formula straordinaria dell'engagement che sembrava essere una pista di ricerca assai interessante. Oggi bisognerebbe reimmergersi nell'arte contemporanea e capire quali sono le pulsioni piuttosto che tentare di sovrapporsi, capire dal di dentro che cosa si sta muovendo e in quale direzione. Giuseppe La Snelle Fausto Bertinotti. Giuseppe, come ti senti aver ricevuto un elettrocardiogramma stampato da Bertinotti? Lei, in quanto ladro di storie, come è stato definito prima, secondo lei quali sono le storie che i registi di oggi, italiani e non, dovrebbero ancora cercare di rubare? Cosa vale ancora la pena di raccontare al cinema? Ma io penso che la cosa che da raccontare, io non devo dare consigli ai registi, per carità di Dio, mi fa fucilare. No, io dico soltanto questo, che io ho... uso molto melò, uso molte emozioni, in questo momento non va di moda, nel senso che non vanno, per esempio tra i critici, tra l'intelligenza, anche a un certo tipo di pubblico abituato a un altro tipo di cosa, la durezza, l'imbroglio, insomma sono altre cose, quando vedono un'emozione, una cosa che ti fa piangere, le cose, questo non lo vogliono vedere, le musiche non lo vogliono sentire, ci sono delle regole, no? Per i festival, per esempio, se metti troppa musica non lo vogliono, se commuovi non lo vogliono, ci sono delle cose, delle regole create in questi ultimi anni. Io me ne frego altamente di questo, perché non c'è niente di più importante il rapporto che c'hai con certo tipo di spettatore che hai creato, quindi non io vado avanti su questa linea qui. C'è anche da dire una cosa, che in questi ultimi 20 anni una bella parte delle persone hanno cambiato lo sguardo con le televisioni, con le cose che ci hanno inculcato in testa, no? Quella di arrivare, essere sempre bravissimi, bellissimi, sportivi, guadagnare anche nonostante che fai del male ad altre persone, però devi avere sempre, essere primo. C'è questa filosofia, ma anche una tendenza mondiale questo, ma bisogna invece, secondo me, seguire sempre il proprio cuore.
Io ho un rapporto con gli spettatori, soprattutto con le spettatrici, ho un rapporto di grande limpidezza, onestà, cioè io racconto delle cose, i miei sentimenti, mi apro con i film, con le persone. Un mese fa stavo parlando al telefonino, doveva partire, arrivano tre signore che mi guardano, dicono te, sei te, fanno una cosa, dico non ce ne frega niente, dobbiamo fare la foto perché ti amiamo tanto così. Ma tu metti la tua faccia nelle tue storie che racconti, questo è, la gente se ne accorge, perché un regista che viene riconosciuto e capita raramente, insomma, in giro così. Questo mi fa un enorme piacere, mi piace molto. La famiglia mia sono un po' particolari le donne, cioè mia nonna nel periodo dell'impero ottomano non era una qualunque, sposata due volte, cioè poi non è che sposata da un pascià passato al giardiniere, che poteva essere un'idea, invece da un pascià all'altro passata lei, cioè non si è fatta mancare niente, ma in un modo sempre così. Oh, belle fighe! Il fatto di non essere allineati, ecco, questa è la cosa, più che ribellione, cioè non essere allineati, o comunque tenere sempre quelle porte aperte da cui possa passare quello spiffero, no? Penso che sia importante oggi tenersi informati e avere uno spirito critico rispetto a quello che succede intorno a noi, non per partito preso, non per antipatie o simpatie personali, ma semplicemente perché adesso sì. È giusto farsi vivere la vita sulla propria pelle e anche dentro di noi, ecco, non farsela scorrere come se fosse vita di altri. Ma il Festival Collisioni di Barolo non è solo musica, arte, letteratura. Il Festival Collisioni di Barolo innanzitutto è enogastronomia. Ciao avventori, cosa mangiate? Carne cruda. Buona? Buonissima. Ciao Giulia, cosa mangi? Una pizza che ha contaminato il suo panino. Ciao Davide, cosa mangi? Panino, prosciutto, pizza. E come ogni giornalista che si rispetti, anche la troupe di Revolart ha il suo glorioso pasto confezionato. Dici Davide, cosa abbiamo oggi da mangiare? Abbiamo delle insalate di riso condite con dei ghiaccini. Ciao avventore del Collisioni, come ti chiami? Mi chiamo Luca. Hai caldo? Behold his mighty hand! The blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. Revolat, ore 7:15. Siamo qua dalle 10 di stamattina e in questo momento Barolo è letteralmente invaso di persone. Quindi noi siamo tornati nel nostro camper extra lusso e volevo sapere dal mio compagno d'avventure Davide Parlato qualche opinione su questa seconda giornata di Barolo e prima giornata per Revolat qua. Una giornata molto interessante, entusiasmante, a tratti commovente, soprattutto a livello di sudorazione. E se prima eravamo in tre a ballare la Legalli, adesso siamo in circa 10.000 sotto il palco di Elisa ad aspettare che succeda qualcosa. Barolo è intasato di persone, noi siamo stanchi morti, ma la vita da festival è anche questa. Davide, sei contento da questi posti di prestigio gentilmente offertici dall'ufficio stampa del Collisioni di Barolo? Io non che mai. Essenziali, quindi grazie. Qual è l'emozione di essere qui in seconda fila? In seconda fila devo dire che tante cose si colgono che non coglieresti in prima fila, per esempio i cartelloni della città di Barolo. Ah, ecco. Grazie Davide. Scusa, no, non ti disturbo oltre perché so che qui in seconda fila le cose sono frenetiche. Ciao.
Revolart, ore 7 meno. Benvenuti a Collusioni 2014, mi dica la sua collusione mafiosa, com'è che ha avuto seguito? Ah, no, è che stanotte abbiamo dormito poco.